Ale, eccoci qua. Adesso io vedo anche il collegamento Facebook, se mi date un attimo di thumbs up, dicono in America, cioè pollicione su, comunque vi vedo. E ciao, ciao a tutti, ciao Di Emanuele, ciao Fabiana, perfetto. Mi date pure un ok, ci siamo su Facebook così. Cominciamo e iniziamo? Fabiana, mi vedi su Facebook? Mi date un ok, vedo i pollici su Instagram, che siamo qua, vi saluto tutto. Ciao a tutti, ciao Instagram, va bene Fabiana, yes, e ciao su Facebook, qua alla mia destra. Eccoci qua. Allora, intanto è sempre veramente un piacere e un'emozione ogni volta che so che devo essere live con voi perché... Tra l'altro, in questi periodi, cioè, non è che è facile inventarsi delle cose e cominciare a capire, perfetto, Margherita, tu mi vedi, ok, e cominciare a capire di che cosa parlare, perché è un periodo talmente pieno di assurdità in tutti i sensi, di notizie e antinotizie, di notizie, il contrario della notizia che ci arrivano. Poi, per fortuna, come sapete, molti di voi, io non vedo neanche la televisione, quindi non mi arrivano neppure, ciao Rosaria, ciao cara, non mi arrivano neppure, ciao Flavio. Le notizie per intero, perché proprio per decisione non voglio essere inquinata da notizie che hanno il sopravvento sulla mia vita, più di quanto non lo sia già scombussolata, però chiaramente le notizie mi arrivano dalle telefonate, dalle video call, da Facebook, da notizie, insomma, da messaggi che chiaramente le cose che mi devono arrivare mi arrivano, ecco, mettiamola così. Quindi in questa fase 2 che ci hanno proposto e in cui vedo una marea di gente colpita, nel senso di impaurita, ma in più con un po' di depressione, sento che c'è una sorta di malessere perché chiaramente sì, ci stanno dando la libertà, ma sembra una libertà un po' limitata, una libertà che chiaramente che deve essere così e c'è tutta la mia approvazione perché altrimenti per come siamo fatti, ciao Salvatore, noi italiani chiaramente, si dice in siciliano, ci prenderemmo a mano con tutto pedi, cioè ci prenderemmo proprio tutta la libertà e sarebbe chiaramente un disastro da questo punto di vista, perché ricominceremmo con le infezioni, ricominceremmo con il virus e con i numeri che salgono esponenzialmente. E infatti questo vuole essere anche un invito, appena il 4, il 5 maggio avremo la possibilità di nuovo di ritornare, diciamo, a fare delle cose in maniera più normale di adesso. Vi prego, usate sempre tutte le accortezze e il buon senso soprattutto, perché a ricadere e a fregarci, tra virgolette, l'estate ci stiamo un attimo. Quindi vi prego assolutamente di stare nella correttezza e nel buon senso che ci appartiene. Allora, però in tutto questo io mi chiedevo, sento parlare di mille cose, ma mi sono chiesta che fine ha fatto la sessualità, e in che modo stiamo vivendo la sessualità in questo periodo. Ciao Michele, della pandemia, ma soprattutto nel periodo in cui, soprattutto per chi non ha un partner stabile, laddove avremmo e cominceremmo ad avere questa libertà step by step. Ciao Ignazio. Allora, Gigos, ciao Gigos.
Quindi sappiamo chiaramente che ci sono dei casi in cui ci sono delle coppie già affiatate e magari in questo periodo la sessualità se la vivono ancora meglio perché chiaramente hanno più tempo, perché c'è proprio il piacere di stare insieme e di contro invece, ciao Totò, buonasera a te. E di contro invece magari ci sono le coppie che insomma hanno un partner, non hanno un amante, quindi le coppie extraconiugali, in cui fanno un sacco di fatica chiaramente a vedersi perché da qualche parte insomma non c'è più l'ora di pranzo lavorativa in cui potevano incontrarsi e quindi magari ci sono delle complicazioni. Anche lì. Ci sono delle complicazioni anche, e qui divento più seria, nelle violenze sessuali in casa. I numeri stanno crescendo enormemente. Non voglio addentrarmi in questo emisfero perché non è questo lo scopo di questo live, però mi sembra opportuno ricordare che qualora ci fossero delle violenze sessuali in famiglia, mi raccomando, c'è il numero rosa che ve lo leggo subito, è 1522 e in più è stato così istituito questa forma di frase mascherina 1522, per cui se andate nelle farmacie o nei insomma, pronto soccorsi, negli istituti medici, sicuramente sanno di che cosa state parlando e quindi vi vengono in aiuto anche laddove voi non sapete dire esattamente, perché non è facile dire a parole che cosa state vivendo, però fatelo. Fatelo perché appunto i numeri a quanto pare stanno crescendo notevolmente, appunto perché c'è più rabbia, c'è frustrazione, c'è tensione, c'è tutto quello che ne consegue, soprattutto insomma, nelle famiglie che magari non stanno bene economicamente o che insomma sfogano in altri modi le loro frustrazioni. Così come mi stanno arrivando un'infinità di messaggi privati e di mail da parte proprio di famiglie con disabili e problematiche collegate alla disabilità e alla sessualità, ma di questo in maniera proprio organica si sta aprendo tutto un canale di cui mi sto occupando, intitolato proprio Sessualità e diversità, con collegamenti con professori sulla diversità americana e anche con terapisti italiani, ma di quello di nuovo ne parleremo le prossime settimane. Sto già facendo delle interviste, stiamo mettendo i sottotitoli nei video e insomma al più presto diciamo quel settore lì in maniera privata e in maniera anche pubblica verrà coperto anche quello. Però ritornando tra virgolette alla sessualità e negli esseri cosiddetti normali, avessimo essere in altri, cioè dovremmo essere esseri normali, chiaramente questo potrebbe essere un periodo meraviglioso e potentissimo per aggiustare o sistemare o riscoprire o ripartire da zero anche, ciao Toto Cappello, ciao Fiorenzo, con il tema proprio della sessualità. Perché vi dico questo? Perché chiaramente io in questo momento mi trovo a vivere in Italia dopo 8 anni e più di vita a Los Angelina, che portava avanti, ciao Totò. Comunque, se nel frattempo avete delle domande o vi vengono in mente delle cose, chiaramente rimanendo sempre nei limiti della decenza,
Io sono qua e man mano vi dico le cose, apriamoci in un confronto perché proprio voglio sapere come la pensate pure voi. E quindi dicevo, la vita a Los Angelina ha dei ritmi, diciamo, diversi di approccio, laddove la sessualità è vista proprio come sensualità, come erotismo, come percezione della bellezza, e bellezza inteso bello per ciò che piace a noi, non bello perché è bello. La sessualità ha a che fare con una serie di sfaccettature che hanno dei valori e è una consistenza bellissima, però noi spesso, magari per no, un background troppo cattolico, siamo vicino al Vaticano, speriamo che non mi blocchino questo video per via del tema. Chiaramente siamo molto influenzati e vivendo fuori io me ne accorgo molto di più che c'è questa sorta di silenzio apparente con invece un'acqua che bolle sotto potentissima e di conseguenza un approccio alla sessualità che, ripeto, include tutto quello che ho accennato, no? Include il bello, include la sensibilità dell'erotismo, include l'essere sensuali nella bellezza e nella spiritualità anche del termine. Viene, diciamo, in Italia un po' meno considerata rispetto a quello che mi sono abituata in questa quasi decade Los Angelina. Lì, ad esempio, è naturalissimo, che ne so, fare dei corsi tantrici e di conseguenza avere a che fare con l'uso dei sensi in maniera, ciao Massimo, in maniera proprio. Ci istruiscono, no? Veniamo istruiti, i sensi hanno una valenza potentissima e si inizia, non a caso, dal senso della vista, quindi si sta pure per ore in silenzio nella percezione di quello che viene trasmesso proprio attraverso gli occhi e attraverso lo sguardo, che è una cosa a cui siamo abituati. Zero, diciamo, non è una cosa usuale. Oppure quando faccio pole dance, che apparentemente viene vista come, no, una sorta di esibizione per provocare il maschile o al limite, insomma, il femminile che è attratto dal femminile, ecco. Apparentemente sembra questo, ma quando balliamo la pole dance è una disciplina talmente collegata all'essenza nostra, a chi siamo, è talmente uno studio cognitivo, del collegamento sia fisico che animico, proprio dell'anima, che è veramente un mondo che si apre e chiaramente il corpo che sa molto di più di noi con la testa, cioè il corpo ha delle sue regole, se vengono ascoltate, che sanno ancora prima di noi cosa fare, come muoversi, come arrivare a quel determinato punto piuttosto che alle scoperte. Quindi, detto questo, a un certo punto io durante questa settimana mi sono ritrovata a pensare come mai mi si è in qualche modo così bloccato il senso creativo, pur facendo una marea di cose. Io sto Fortunatamente non mi sto fermando un attimo di lavorare, sto girando anche una web series in cui sono un'alcolizzata italiana, che siamo in giro per
varie parti ci hanno scelti dalle varie parti del mondo, dalla Cina, dalla Spagna, dall'Italia e altre parti del mondo, in cui proprio descriviamo da personaggio, chiaramente, c'è cioè un copione, e che cosa succede durante la pandemia, quindi questo stare fermi a casa in giro per il mondo. Quindi voglio dire, pur avendo una creatività comunque galoppante, anzi, cioè veramente non so a chi dare i resti, però capivo, ad esempio, che c'era qualcosa che proprio mancava nell'aria, ma quando dico proprio nell'aria significa nell'aria, perché? Perché le poche volte in cui sono uscita in questi giorni, chiaramente quando esci un po' così, sembri una specie di paracadute, ti metti queste cose addosso, ti metti queste mascherine, ti metti sti guanti, cominci a sudare, ti metti pure il cappello, così almeno i capelli non vanno a contatto con l'aria, laddove ci dovesse essere una possibilità di essere, insomma, attaccati dal virus. Comunque, tutto questo per dire che non riconosco più quasi l'Italia famosa per questi uomini che camminano per strada e si fermano in quello che stanno dicendo, non parlano più perché ammirano il bello che passa, il bello secondo i loro occhi, chiaramente. Quindi si fermano a guardare una donna, una ragazza o qualcosa che gli colpisce, ed è tipico, no? Del maschile italiano, famoso in tutto il mondo, e questa cosa mi colpiva perché in qualche modo è la cosa che caratterizza più l'Italia, invece, perché in America non esiste che cammini per strada e ti guardano, cioè è proprio eticamente non. Ciao Graziano. Non è possibile. In America non osano fare tanto. Invece la bellezza dell'italianità e dell'italiano è che, appunto, passi per strada e quantomeno c'è un fischio, quantomeno c'è un sorriso, quantomeno c'è una propensione verso la persona che passa. E questo mi mette un po' di paura, non perché abbia bisogno di essere vista per strada o per avere un riscontro di 2 minuti, anzi 2 secondi per strada, perché non è quello che mi interessa e neanche penso interessa voi. Ma da questa cosa io ho notato che comunque tutto quello che stiamo vivendo potrebbe influire in maniera negativa e profonda nella gestione dei rapporti tra uomo e donna, ma anche etero, laddove avremo la possibilità di rincontrarci, di ricostruire delle connessioni e creare proprio delle relazioni. Questo è un tema che mi sta profondamente a cuore. Non è un caso che ho scritto un manoscritto, insomma, Gli amori di Cucù, che mi auguro che trovi l'editore migliore del mondo italiano. Deve essere italiano perché l'ho scritto in italiano, quindi mi auguro, insomma, che venga accolto per il meglio, perché parla proprio delle relazioni e di come in maniera sociale siano cambiate nelle fasi di decadi a questa parte, nelle ultime decadi a questa parte, ed è il motivo quindi per cui è una
È un tema a me caro, è un tema ricorrente, ci ho lavorato tantissimo, ci ho scritto tanto e mi auguro che insomma quando uscirà il libro, anzi prima ancora che esca, possiate prenotare la vostra copia, ma solo se una casa editrice di quelle pazzesche, perché case piccoline, abbiamo fatto l'esperienza già col primo libro e non mi sono trovata bene, non che non abbia venduto i libri, per carità, sì, ma ho bisogno di una cosa più forte. Questo, insomma, aperta parentesi, chiusa parentesi, una cosa, insomma, vi ho dato un punto di vista di una cosa molto personale, però appunto ritornando al fatto che questa è una grandissima opportunità per anche per riscoprire un modo, un approccio alla sessualità diverso, nuovo, quasi da cosa sconosciuta. Perché dico questo? È chiaro che in un momento di esasperazione come quello che stiamo passando, soprattutto gli uomini che hanno perso il lavoro, si trovano chiaramente in grande difficoltà lavorativa o quantomeno di preoccupazione per il futuro, la prima cosa che succede è chiaramente trattenere quell'afflato lì, cioè c'è meno quando si hanno problematiche grosse, si sa che la prima cosa che scatta è proprio che viene tagliata fuori è la sessualità. Quindi il mio invito è proprio un invito a riprendere una sessualità laddove e con i tempi. Chiaramente, non sto dicendo il 4 maggio, ragazzi, con i tempi necessari, anzi, appunto perché abbiamo la possibilità di a sto giro usare proprio le tappe, semmai dovessimo conoscere persone nuove o anche persone che già conosciamo e che dovremmo no, rivedere, riabbracciare, riconnetterci in tutti i modi, magari è un'occasione buona per farlo in modo diverso, con dinamiche diverse, con proprio strumenti cognitivi diversi. Dico questo perché mi è sembrato negli ultimi anni che non so, ho pensato che dato che vengo poco poi in Italia, mi nutro di racconti ascoltati da persone, dalle mie amiche, bla bla bla, quindi mi faccio un'idea, ma non è chiaramente un'idea fondata su di me, ma è un'idea su quello che mi pare che siano le differenze, ma lasciamo più che le differenze, è quello che sta succedendo in Italia, cioè c'è una forma di quasi, no? Per chi non ha un partner fisso, una sorta di vabbè, usa e getta, chi se ne frega, bla bla bla, con una senza riconnettersi al vero valore, al valore primario per cui un uomo e una donna si sono la prima volta illo tempore uniti. E voi mi direte che c'entra questo? C'entra nella misura in cui il primo uomo e la prima donna hanno deciso di cominciare ad avere un approccio con l'altro corpo, non perché sapessero che si potesse arrivare a fare l'amore, perché nessuno gliel'ha detto, no, non erano proprio a conoscenza, ma perché l'incontro e soprattutto il tocco delle mani avevano cominciato a capire che era un tocco curativo. Quindi l'uomo e la donna si incontrano per la prima volta proprio a livello fisico, perché non avevano tutto sommato motivi di
cominciare un approccio di quel tipo, se non perché, magari accusando dolori o ferite o delle cose tipiche, insomma, di un'era che era molto più facile, insomma, si scartavetravano molto prima di noi, cominciarono a capire appunto che il tocco era curativo e dal tocco sono passati ad attraversare le altre fasi delle dinamiche dei due corpi fino ad arrivare a fare l'amore, ma per loro era un curarsi. Ci siete? Vabbè, io continuo a parlare. Ditemi se ci siete, perché non. Giusto per sapere se ci siete ancora. Questo curarsi fa la differenza. Grazie, Rosaria. Ok, ciao Marco. Fa la differenza perché diventa un approccio veramente che ha a che fare con la bellezza divina, la bellezza cosmica e diventa un'unione che non è più collegabile al corpo fisico. Ogni tanto io parlo di corpo fisico perché non abbiamo solo il corpo fisico, ma abbiamo sette grandi livelli di corpi sottili, quindi il corpo umano non è fatto solo dal corpo fisico, anzi quello che vediamo, il corpo fisico, è soltanto l'1% di quello di cui siamo composti. Quindi l'essere umano nel suo corpo fisico è appena l'1% di quello che invece costituiamo totalmente con i vari corpi. Quindi c'è il corpo fisico, il corpo etereo, altri corpi che magari affronteremo un'altra volta perché non è questo il momento, però parlo di questi corpi proprio per dare un'idea che pur essendo invisibili, il corpo eterico, ad esempio, è l'aura, no? Quello che conosciamo come aura, in cui c'è l'energia, che è quella cosa lì quando ci arrivano dalle altre persone, questa non mi piace, energeticamente non mi piace, questa invece energeticamente mi piace. Quella è ciò che emana l'aura che abbiamo ognuno di noi e che chiaramente è il collegamento tra il corpo fisico e il corpo dell'anima, astrale, eccetera, eccetera. E non ci interessa in questa fase cosa, però se mai apriamo proprio già l'idea della connessione con la potenza e la grandiosità di cui è formato un essere umano e alcuni di questi corpi sono corpi che ci portiamo dietro da un infinito passato e ce li porteremo chissà per quante altre vite ancora. Però questo chiaramente per chi crede nell'eternità dell'anima. Io ci credo totalmente che sarebbe tristissimo morire basta in una vita, cioè vivere, nascere, vivere e morire in una vita, that's it. Sarebbe veramente triste. Però questo collegamento tra corpo eterico, quindi dal corpo fisico al corpo cosmico, dell'anima quindi cosmico, apre degli emisferi incredibili, dei portali incredibili anche nella sessualità se vengono allenati, se questi canali vengono allenati. E voi mi direte come li alleniamo? Ci sono mille possibilità. Intanto già conoscerli è già una fase avanzata perché spessissimo non è soltanto, no? La sessualità è vista come proprio l'atto di per sé e quindi
lì subentra la differenza, no? Tra fare sesso e fare l'amore. Ma fare l'amore poi con emisferi ancora maggiori, con collegamenti altri, appena vi leggete il mio libro, saprete di cosa sto parlando. Questo è perfetto, ci troverete tutto. Però almeno diamo, perché per ora voglio soffermarmi su come l'uomo e la donna possono ricostituire quell'essenza primordiale della cura e del rispetto e dell'adorazione profondo che c'è nel collegamento tra due corpi, nel collegamento della sessualità, perché un po' questa cosa è stata persa, è stato perso la sessualità collegata proprio alla religiosità dello strumento femminile e dello strumento maschile. Mi avete capito? Non mi fate dire in maniera esplicita cosa, perché siamo sempre vicino al Vaticano. Però in questo senso, ad esempio, Osho diceva che Osho è un guru, insomma, conoscete sicuramente, indiano, diceva, usava dire appunto che per il rituale della sessualità e quindi per l'unione tra uomo e donna dovrebbe esserci una stanza dedicata soltanto alla sessualità, in cui non si parla di problemi, non si parla di bollette, non si parla di figli, non si parla di cosa dobbiamo mangiare oggi, cosa c'è, cosa non c'è, ciao Matteo. E non c'è nulla di tutto quello, ma c'è soltanto il prendersi cura in maniera religiosa, in maniera religiosa del partner, dell'altro corpo. Perché poi magari molti di voi già lo fate, ottimo, meraviglioso, ma da come ho percepito gran parte, insomma, degli incontri, che poi sono spessissimo incontri, questi incontri velocissimi, no? Su Tinder, proprio incontri esclusivamente di sesso, che va bene, assolutamente, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma mi piacerebbe che questa pandemia portasse pure a una ricostruzione proprio a livello mentale dell'uomo e della donna dell'importanza primaria del partner e dell'unicità di quel partner, senza andare in giro perché ciao Vincenzo, buonasera a te, perché è la cosa più facile che ci sia avere 1.000 donne e 1.000 uomini. È facilissimo, cioè è la cosa più così buttata lì che ci possa succedere, ma sicuramente non tutti questi incontri in queste app possono essere veramente appaganti dal punto di vista proprio eterico, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista di onorare, cioè nel fare l'amore c'è un onorare la donna che rappresenta la terra, la Dina, la madre terra, che rappresenta proprio colei che dà la vita, che rappresenta l'essere primordiale in assoluto, che un po' è stato, mi pare di capire, perso. E quindi il mio invito è, fatemi vedere se mi vengono delle cose che mi sto dimenticando. Sì, il mio invito è proprio quello di
di rifletterci appunto nella misura in cui una donna e un uomo sono molte cose di più rispetto a quello che vediamo, a quell'1% che vediamo. E semmai ci fosse già l'ascolto, il desiderio di proprio andare a fondo con un altro essere umano, perché è quella la nuova era. Cioè, ascoltare e imparare da un altro essere umano piuttosto che fare come, insomma, non perché io sia puritano, chissà che, assolutamente no, ma mi è sembrato proprio che stavamo andando anche lì alla deriva. Tutta quella velocità che ci ha proprio attanagliati no? Paradigma, il pre-virus, ha anche manomesso la sessualità. A proposito di questo, vi volevo dire, mi sto dimenticando questa cosa, che sono aumentate pure tantissimo in questo periodo, c'è stato un exploit di chat porno. Che va benissimo, chiaramente è una cosa che soprattutto sono in aumento tra i ragazzi, tra i giovani, e tant'è che va di moda questo, il sexting. Io non sapevo che cosa fosse, vi dico la Treccani che cosa riporta riguardo al sexting, è invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi informatici, portatili o fissi. Quindi è diventato proprio un uso talmente dilagante che in cui l'unica cosa che posso dire, soprattutto alle ragazze, alle nuove generazioni, è usatele, va bene, ma cercate di non mettere magari, di non esporre in questi video la faccia o dei segni particolari tipo tatuaggi o segni specifici vostri, perché evidentemente stanno succedendo molte forme di bullismo per cui poi questi video vengono dati in giro per il mondo e insomma. Non so se vi ricordate, anni fa è morta pure una ragazza, cioè si è suicidata a Napoli perché ha avuto un abuso di questo genere. Insomma, il suo video andava in giro tra tutta la scuola. E, insomma, quindi, e si stima che in genere, prima del virus, in media, una persona usava dalle 7 alle 10 videochiamate porno. E rispetto a settimana, rispetto a un fare l'amore sotto le lenzuola della settimana. Quindi la media è prima dell'uso 7-10 per un incontro fisico proprio con l'altra persona. Quindi, siccome c'è la possibilità che si perda, perché ci stiamo abituando già. No, è tostissima a non incontrare più le persone. Già è difficilissimo il fatto che non possiamo neanche abbracciare più gli amici, i parenti, non possiamo così dare una pacca sulla spalla, una stretta di mano o camminare a braccetto, qualsiasi forma, diciamo, di contatto. Allora, la preoccupazione potrebbe essere quella che tutte queste video chat avanzino sempre di più e ci si allontani sempre di più invece dalla vera relazione fisica, tattile, sensitiva, erotica, sessuale. E questo più o meno era tutto che vi volevo dire. Era proprio un invito sia agli uomini che alle donne di guardare la sessualità, anche la sessualità, oltre a tutte le altre cose che dovremmo guardare diversamente, con occhi diversi, con uno spirito diverso, con un approccio proprio curativo, con un approccio da
un approccio sano, non che non sia stato sano, un approccio di grande rispetto, di grande... proprio le donne, secondo me, dovrebbero dare quel senso di divinità e di valore a quello che sono, perché hanno un potere enorme. Non ci dimentichiamo che con il proprio organo genitale femminile, le donne etrusche alimentavano, proprio, facevano dei rituali nella terra per fecondare la terra, per dare nutrimento, per far sì che venissero che le terre fossero molto più prolifiche e ricche. Quindi c'è tutta una storia chiaramente collegata alla sessualità, soprattutto femminile, nell'arco dei secoli, che chiaramente è stata persa. Quindi direi che anche questo è il momento di prendersi cura di questa cosa, soprattutto in un'Italia in cui difficilmente, almeno per quella mia esperienza, abbiamo la possibilità di parlare di sessualità, ed è il motivo per cui poi veramente mi sono presa a carico tutta una serie di collegamenti tra sessualità e disabilità di cui parlavo prima, perché ancora lì è ancora peggio. Ancora, cioè, ancora più difficile, ancora più tabù. Però quello con cui vi vorrei lasciare è proprio l'idea che la sessualità è una cosa positiva, è una cosa di cui non vergognarsene, di cui non avere tabù, nella misura in cui è fatta con rispetto massimo, ma il rispetto... Non mi hai rispettato, tu mi hai usato, no, non in quel senso, ma il rispetto della consapevolezza, cioè essendo consapevoli di che cosa significa fare l'amore, quindi la cura di cui parlavo prima, e la grandiosità da dove nasce, dalla storia, la mitologia che ci raccontano e ci deliziano di storie incredibili e di onore, di valore e di divinità collegata proprio all'apparato genitale, femminile soprattutto, e allora anche lì possiamo vedere la sessualità da un punto di vista diverso ed esprimerlo in maniera proprio cosmica, cioè proprio globale. Di questa cosa ne parleremo un'altra volta. Va bene, io penso che con questo è tutto. Abbiamo parlato per 45 minuti, credo, e sono andata a ruota. Spero di aver detto le cose. Non avevo studiato tantissimo questa volta, perché ho detto vabbè, così. Però perché sono concetti, diciamo, che ho abbastanza chiari, e quindi appunto perché ci ho lavorato negli amori di Cucù tantissimo. Dopodiché io vi saluto, vi mando un bacio forte forte a tutti quanti. Love you, bless you. Ciao Cinzia Longi, sei arrivata adesso, ma stiamo per finire, ma ti puoi vedere il replay su Facebook. Un mondo di bene, tanta serenità, e mi auguro proprio un approccio nuovo a questa fase 2 che avanza e che deve vederci vincitori. Assolutamente sì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.